Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati su Agronotizie. Cosa accadrà negli ultimi giorni di aprile per i primi giorni di maggio? Avremo ancora dell'instabilità al nord, guardate, a tratti anche marcata, zampata calda invece al sud, quindi un'Italia praticamente divisa in due. Le temperature poi un po' aumenteranno anche sulle regioni settentrionali. E cosa accadrà però? Attenzione, perché al sud e in parte anche sulle regioni centrali si potranno anche raggiungere o sfiorare i 30 gradi centigradi tra l'ultimo giorno di aprile e i primi due giorni di maggio, ma attenzione, contemporaneamente una nuova perturbazione scivolerà sul Mediterraneo, sull'Italia, e quindi di nuovo giù con le temperature, ancora una volta a partire dalle regioni settentrionali con altre piogge e poi qualche rovescio di pioggia in transito anche tra le regioni centrali, meridionali, ma sfilerà velocemente verso est questa perturbazione, questa instabilità che si potrà accendere nelle ore centrali della giornata tra il 3 e il 5 di maggio, con un calo delle temperature dappertutto, magari più contenuto sulla Sicilia. Poi attenzione però, dal 6 in poi, nuova rimonta dell'anticiclone africano e nuove temperature simil estive probabilmente in tutta Italia. Arrivederci.